L'anima cristiana non fa passare mai giorno senza meditare la passione di Gesù Cristo. Pace e bene a tutti. Un pensiero quanto mai breve, ma incisivo, oggi Padre Pio ci offre. Ci potrebbe sorprendere, ma ci può soprattutto motivare e incoraggiare. Padre Pio dice così: l'anima cristiana non fa passare mai giorno senza meditare la passione del Signore. Dovremmo avere sempre dinanzi agli occhi la passione del Signore, meditarla assiduamente, contemplarla in ogni momento della nostra vita, rivolgere sempre lo sguardo verso il Cristo crocifisso e pensare che tutte quelle sofferenze che il Signore ha patito, le ha patite per amore mio, per amore nostro, per amore di ciascuno di noi. E che in virtù di quel sacrificio i miei peccati sono perdonati e io ho la possibilità, ecco, di vivere nell'amicizia e nella comunione con Dio. Questo pensiero non può essere un pensiero fugace, ma una realtà che ci accompagna ogni istante della nostra vita. Dovremmo meditare la passione, certo, magari anche attraverso la recita del Santo Rosario, la lettura spirituale, un brano del Vangelo che riguardi la passione del Signore. Questo pensiero ci dovrebbe accompagnare, soprattutto nei momenti in cui anche noi ci sentiamo in qualche modo crocifissi. Sono i momenti delle tentazioni, sono i momenti della prova, dell'incomprensione, della solitudine, dell'amarezza, delle ingiustizie, delle umiliazioni che non di rado la vita o le altre persone ci possono procurare. Tutto questo, se unito a quella passione di Cristo, diventa, ecco, più sopportabile e la possiamo accettare con più serenità e con, soprattutto, con più frutto spirituale. San Paolo diceva, ecco, questa espressione: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Noi in virtù del battesimo siamo membra del corpo di Cristo. Alla passione di Cristo evidentemente non manca nulla, tuttavia manca la mia partecipazione. Quando io soffro una pena, quando io o per malattia o per altra ragione soffro nel mio corpo, nel mio spirito, io partecipo fecondamente alla passione di Cristo e questa mia sofferenza non è inutile se so unirla a quella del Signore, diventa feconda non solo per me che soffro, ma anche per la Chiesa, per i fratelli che hanno bisogno della preghiera e del sacrificio. Chiediamo al Signore questa grazia di saper accettare con fede, con amore, le croci che il Signore, ecco, permette o ci dona nella nostra vita. Pace e bene a tutti.